Camera ha ricordato anche le iniziative e le novità della Val di Susa, la bella novità della Cassazione che ha sbugiardato una volta ancora la Procura, ma soprattutto ha anche lanciato l'appello ad essere in tanti l'11 a Torino. Per cui le novità ultime e l'appello per Torino. Ma allora, sicuramente quello che sta capitando rispetto al movimento Notav è un qualcosa di particolare. Secondo noi, ecco, inizia a sgretalarsi un po' questo fronte che finora era compatto di politici e procura che vengono, ecco, sbugiardati nelle loro menzogne, soprattutto questa Cassazione che è andata a disconfermare il reato di terrorismo che tiene comunque 4 attivisti del movimento in carcere ormai dal 9 dicembre nel regime, in regime di massima sicurezza. E ovviamente abbiamo approfittato, ecco, anche della disponibilità che ci viene data oggi per lanciare innanzitutto l'assemblea che ci sarà il 31 maggio, sabato 31 maggio a Torino, l'Assemblea Nazionale dei Movimenti, la prima assemblea, ecco, davvero unitaria per rilanciare questa mobilitazione importantissima che ci sarà in Piemonte, nello specifico a Torino l'11 luglio. Sarà un vertice, ecco, sull'occupazione, secondo loro, diciamo noi, sulla disoccupazione giovanile, saranno presenti tutti i primi ministri d'Europa e sarà l'occasione, ecco, per prendere la parola, provare a invertire, ecco, un po' le priorità dei discorsi, ordinare una nuova agenda politica e capire insieme quali strade si possono seguire da percorrere ora e soprattutto domani.